Ciao a tutti, oggi vi volevo parlare di questo dipinto di Toulouse-Lautrec, realizzato nel 1899, che si intitola Arrat Mort e riprende il nome di un ristorante, all'epoca abbastanza in voga, un ristorante di lusso dove c'erano delle stanze private dove gli uomini si incontravano con le amanti, con le prostitute, con donne di varia natura e con le quali cenavano o potevano anche avvenire incontri occasionali. In questo caso la protagonista, immensa, straordinaria, meravigliosa, è questa donna, sembra un clown, ma in realtà è una prostituta di alto livello, nella gerarchia delle prostitute è una delle più importanti, infatti l'uomo accanto a lei, che quasi non si vede, che quasi occupa solo un piccolo spazio della scena, quindi tenta di prendere un suo protagonismo che viene completamente messo da parte dalla presenza ingombrante di questa donna. Sembra quasi una medusa, sembra quasi un boss, no? Presente, forte, caricaturale, ironica, beffarda, volgare nell'atteggiamento quasi onnicomprensivo. Però contemporaneamente anche il dipinto ne dà un'idea straordinaria di energia, di forza, di una vita deturpata, perché vedete questa bellezza appunto estremamente accentuata dal trucco, dalla postura, che essa stessa dà un'idea proprio di forza, ma contemporaneamente anche di perdizione. E però è meravigliosa perché la sua energia, la sua forza viene totalmente assorbita dalla voracità di Toulouse-Lautrec, che con un dipinto dettagliatissimo, però sembra quasi crei una fotografia immediata, spettacolare, che c'entra perfettamente la dimensione, caratteriale, la personalità del soggetto. A fianco a lei, dicevo, è un barone, un aristocratico, amante di questa prostituta, sono in questa, saletta privata e stanno cenando. Lautrec frequenta il ristorante abbastanza assiduamente in quel periodo e dunque incontra vari tipi di persone, tra cui anche questa donna che non è stata identificata, ci sono varie ipotesi sulla sua identità, ma che comunque rappresenta un personaggio magnifico da ritrarre. E i colori, come vedete, sono forti, accentuati, anche le pennellate sono di spessore e in un certo senso danno anche un'idea di forza grassa, di quasi in qualche modo di melma che si butta dentro al dipinto, come potete notare ad esempio la pittura grassa della natura morta, qui la frutta, no? Vedete, riportata da questa parte con le pennellate accentuate, oleose, pesanti, così anche nella pittura che riguarda la definizione psicologica del personaggio, no? Dà un'idea quasi di proprio come se fosse una sorta di medusa, quasi fosse gommosa in un certo qual senso, nel suo modo di essere, nel suo modo di apparire, nel suo modo di prendere completamente la scena. Se volete avere altre informazioni su Toulouse-Lautrec, potete andare sul sito biografiaonline.it dove trovate tutta la sua opera.